Ciao ragazzi, oggi grande piatto, ho tutta la pummarola sulla bocca perché l'ho assaggiato già prima. Spaghetti all'assassina, non so se li avete presenti, comunque per molti, ok, possono sembrare spaghetti al pomodoro, però in realtà non lo sono. Avranno comunque gli stessi ingredienti e questo è un plus, perché ovviamente così li potete fare quando vi pare, perché sono ingredienti che tutti noi abbiamo a casa, però comunque la lavorazione è diversa e il sapore finale è diverso. Credevo che non esistesse un piatto più buono degli spaghetti al pomodoro, perché con la loro semplicità conquistano tutti, però a quanto pare esiste e secondo me è questo qua che vi presento oggi. Questo piatto è tipico pugliese, lo cucina però un trentino in questo caso, spero che venga promosso soprattutto dai pugliesi. Andiamo con la ricetta. Partiamo da un buon brodo, ragazzi, come per fare il risotto, però in realtà questo brodo non è fatto con verdure, sedano, carota e cipolla, ma è fatto con concentrato di pomodoro e un po' di sale. 2 cucchiai colmi di concentrato di pomodoro nell'acqua bollente, questo sarà il brodo che darà la possibilità alla pasta di proseguire la cottura in padella. Un po' di sale ovviamente per dare un pochino più di sapore. Un soffritto classico, aglio tritato, un po' di olio, ovviamente olio extravergine di oliva, è quello buono, e poi anche un po' di peperoncino. Io invece che scegliere il peperoncino, quello fresco tritato, o anche quello secco volendo, ho scelto una pasta di peperoncino che ho a casa, molto buona, che dà ovviamente il sapore piccante alla pasta. Regolatevi voi su quanto peperoncino mettere in base ai vostri gusti. Fiamma bassa, perché lo sappiamo che il soffritto non deve andare troppo a bomba, perché altrimenti brucia e risulta amaro. Quando sentiamo il profumo, no, del soffritto pronto, aggiungiamo un po' di polpa di pomodoro, che è quella che di solito si trova nelle confezioni di alluminio, e un po' di passata di pomodoro. Questa non la mettono tutti, anzi quasi nessuno, però permetterà agli spaghetti all'assassina di risultare ancora più avvolgenti. Un pizzico di sale anche qua, un po' di zucchero per regolare l'acidità, potete metterlo come no, scegliete voi, e cuociamo per circa 10 minuti. Dopo questo tempo aggiungiamo la pasta, gli spaghetti crudi, perché li risottiamo da crudi. Proprio dobbiamo appunto metterli bene, distribuirli bene in padella e poi aggiungere qualche mestolo di brodo bollente, fiamma medio alta, attendiamo quei 4 minuti e poi diamo una controllatina con una pinza, vediamo se è il caso di girarli, perché sotto dovrà formarsi una sorta di crosticina. Lo capirete non solo dando un'occhiata magari con la pinza, ma anche quando sentite gli spaghetti quasi sfrigolare piuttosto che bollire, e sentirete un lieve profumo di caramellato. Questo vi farà capire che è ora di girarli, quindi con 2 spatole girate gli spaghetti e vi fate fare la crosticina anche dall'altro lato. Proseguiamo in questo modo, ragazzi, fino a quando gli spaghetti risultano al dente. Ovviamente non è una pasta da abbandonare, perché dobbiamo star lì e coccolarla e guardare che la doratura degli spaghetti sarà giusta, ma l'operazione è molto semplice. E poi comunque questa pasta, siccome ha questi profumi inebrianti, cioè proprio voi, vi impedirà di allontanarvi, perché sarete troppo affamati, troppo invogliati a mangiarla, che starete lì per forza. Quando la pasta è pronta spegnete ovviamente la fiamma, un goccino di olio a crudo, sempre di quello buono, mescoliamo, impiattiamo in un modo molto verace, un po' così, senza fare i nidi perfetti, io per me poi è ancora meglio, e niente, ve li magnate. Questa è proprio una di quelle paste che con la loro semplicità vi conquista, sarà perfetta per stupire i vostri ospiti, perché con tanta semplicità, anche quando siete in vacanza, avete quei 4 ingredienti, volete comunque stupirli? Sì, li stupirete, perché solo il metodo di cottura cambierà le carte in tavola e non farete la solita pasta al pomodoro. Io vi dico già che sono freddi, gelidi, però facciamo un commentino sul sapore. Ovviamente ho fatto le foto, quindi è passato un po' di tempo. Diamo una parte croccante, ovviamente data dalla rosolatura, una parte più dolce, una parte un pochino più acida del pomodoro, una parte piccante ovviamente, una parte invece che bruciacchiata, tostata, non so bene come definirla, comunque è la parte che contraddistingue questo piatto e lo rende veramente speciale e gustosissimo. Io come al solito spero un casino che questa ricetta vi piaccia, vi lascio altri 2 video se non li avete ancora visti, qui oppure qua sotto potete iscrivervi al canale e attivando la campanella delle notifiche riuscite a, cioè rimanete sempre aggiornati sui contenuti, e invece qua sotto c'è il collegamento per andare sul blog e vedere la ricetta scritta. Io come al solito vi saluto, ci vediamo molto presto con un nuovo video. Gli do una scaldata e me la finisco. Ciao.